rinforzo di alcune dorsali, insomma stiamo rimettendo in equilibrio un sistema che è stato squilibrato, no, dalla crisi. In particolare però Snam non è che, quello è il core business di Snam, il trasporto del gas e la sicurezza energetica. Dall'altra parte però Snam sta investendo anche nella parte di sostenibilità in modo molto pratico, no? In modo molto pratico. Per esempio io lavoro insieme ai colleghi, abbiamo fondato una startup di Snam che si occupa di mobilità sostenibile. E la mobilità sostenibile, allora esiste una visione della mobilità sostenibile che nella testa di più è elettrica, no? La mobilità è elettrica e basta, no? E mentre esiste un mondo alternativo e complementare che soprattutto con il trasporto pesante ha moltissimo senso, perché è difficile concepire mezzi pesanti che possano andare solo in modo elettrico. Alcuni servizi possono essere svolti elettricamente, però ci sono altri vettori che possono essere utilizzati per la parte pesante o a lungo raggio, che sono ecologici e che sono disponibili subito. Cioè, noi abbiamo un vantaggio che ci sono delle tecnologie già disponibili subito, come il biometano, no? Il gas per autotrazione è un po' quello su cui abbiamo lavorato in questi anni, quindi noi sviluppiamo infrastruttura per il rifornimento dei mezzi a gas per autotrazione e soprattutto per il trasporto pesante. E c'è ancora tanto spazio, c'è ancora un certo distacco tra le soluzioni e gli obiettivi, no? Ci danno degli obiettivi, poi però non si sa bene con che soluzioni si raggiungeranno gli obiettivi. Ebbene, noi il nostro mestiere è quello di portare le soluzioni. E nel caso del trasporto pesante sicuramente ci sarebbe abbastanza potenzialità di biometano per spostare tutto il trasporto pesante su un vettore sostenibile, vettore energetico sostenibile. Quanto tempo ci vorrà, secondo lei? Ma non è un tempo così lungo, eh? Non è un tempo così lungo. Paradossalmente entro il 2040 si potrebbe spostare, ma già facendo un grosso step verso al 2030. È questione di volontà politica, è questione di volontà politica e di dove si mettono le fisce, sia degli incentivi ma anche degli investimenti. Quindi c'è il trasporto pesante si può decarbonizzare. E la ricetta perfetta per la transizione, accompagnare la transizione, qual è, secondo lei? La neutralità tecnologica sicuramente, cioè non la dottrina, il fisso, no? Ti dico come devi fare, è solo quella la soluzione. Lasciamo aperte le soluzioni, diamoci degli obiettivi, ma lasciamo aperte le soluzioni. Altrimenti gli investitori non riescono a trovare spazio. Cioè, la bellezza del nostro sistema è quello che ha messo in competizione le varie soluzioni e poi hanno vinto le soluzioni, diciamo, migliori, più economiche, più efficienti. Oggi c'è un po' la tendenza a dire no, ma la soluzione è questa, fai solo questo, no? E questo è il problema vero che abbiamo oggi. Il governo italiano ha fatto alcuni step interessanti ultimamente, dove per esempio il famoso stop al 2035 per i veicoli leggeri a combustione, hanno detto aspettate un attimo, no? Esistono anche altri vettori oltre a quello elettrico, non è che quello elettrico non va bene, va benissimo, però diamoci delle alternative, no? E per il trasporto pesante tanto più. Ma voi questa immagine, no, che è diversa adesso di Snam, passate attraverso anche il marketing strategico sponsorizzando grandi società anche nel mondo dello sport, ho visto. Ma allora, quello che facciamo noi è più verso il business, no? Il nostro lavoro è molto più B2B, molto più operativo, di mettere soluzioni a terra. Poi chiaramente noi, creando soluzioni per la mobilità, lavoriamo molto con i trasportatori, per esempio, no? Con i fuel retailer, cioè con quelli che poi commercializzano i combustibili, perché Snam non commercializza combustibile, dà solo soluzioni infrastrutturali, e quindi il nostro lavoro è più di creare questo network che poi va a spostare il sistema verso una mobilità più sostenibile.